La risposta classica di routine sarebbe il gol, perché il calcio è questo. 15 giorni fa abbiamo vinto una partita a Pozzuoli con un tiro cross e poco altro. Oggi credo che i servizi che monterete dureranno tra i 6 e i 7 minuti, perché le occasioni che ci sono state veramente tante. E ci è mancato il gol, ci è mancato anche l'ultima deviazione, l'ultimo, ma anche un gol sporco. Siamo arrivati tante volte, siamo arrivati veramente tante volte, soprattutto il secondo tempo in area avversaria, e non siamo riusciti a trovare il cinismo giusto per metterla dentro. Dispiace perché, insomma, la vittoria oggi, al di là della classifica, al di là di tutto, per quello che hanno fatto i ragazzi, era meritata, era giusta. Però l'ho detto prima, il calcio è anche questo. Senta, mister, il Casarano del secondo tempo, soprattutto nella parte finale, al di là dell'espulsione che ha colpito il giocatore del Molfetta, è sembrato più agile, più veloce con gli innesti che lei ha fatto nel finale della partita. Ma diciamo che sono entrate forze fresche. Io credo che quelli che hanno cominciato la partita e che poi sono usciti abbiano fatto un'ottima prova. Parlo di Parisi, parlo di Burzio, parlo dello stesso De Luca. Però è chiaro che l'uscita di Parisi mi ha costretto a fare il doppio cambio per la questione Under. E poi Gaeta aveva fatto una grandissima partita, secondo me, però a quel punto la spinta di Vito Francesco con Strambelli da quella parte e Mercurio, che è a tutti gli effetti un'ala sinistra, un attaccante, ci poteva dare qualcosa in più. No, io credo che sia quelli che sono entrati, ma anche quelli che ho sostituito, abbiano fatto una grande gara. Mister, lei alla fine, diciamo sulla fine della gara, diciamo, che ha messo in campo tutti gli attaccanti che aveva nel tentativo di scardinare la difesa del Monte. Che cosa pensa di aver sbagliato? No, aver sbagliato non lo so, lo dovete dire voi. Io credo di aver preparato la gara discretamente, andata come pensavo. Loro 3-5-2, quindi dovevamo attaccare quei terzini, l'abbiamo fatto. Facevamo i cambi gioco sui terzini. Io devo essere sincero, io delle 7 partite mie, questa è la migliore. Quindi poi giudicate voi, non lo so. Questo ci è parso poco brillante il Casarano. Cosa ci dice? No, io ho risposto adesso, per me è stata la mia miglior partita, da quando sto qua. Senta, mister, adesso c'è questo derby contro il Nardò, Prepasquale, e beh, ci tengono tutti gli sportivi che amano il Casarano, no? Non solo i casaranesi, ma anche nei paesi limitrofi. Questa partita con Nardò ha sempre risvegliato passioni e umori. Ecco, adesso bisogna anche pensare ai playoff, penso, no? Da questo momento. Assolutamente, io ho detto alla squadra che noi avevamo un obiettivo primario e qualora fosse sfumato avremmo avuto altri obiettivi importantissimi da conseguire. Per cui adesso ci rimettiamo da domani e prepariamo questa partita. Lo so che è una partita sentita perché io l'ho fatta sull'altra panchina per 2 volte e mi sono accorto che in entrambe le occasioni sono venuti tanti tifosi del Casarano a Nardò. Quindi mi aspetto, nonostante questo quinto posto, tifosi in massa, perché sarà sicuramente una gran bella partita. Tornando alla partita di oggi, è stato il Molfetta che si aspettava quando c'è il campo questo. Sì, assolutamente sì. È quello lì che abbiamo visto col Francavilla, l'ultima, l'avevamo preparata in questo modo qua. Sapevamo che loro erano una squadra che sarebbe venuta qui a cercare di portare il punto a casa, cercando qualche contropiede, così è stato. No, me l'aspettavo proprio così. Ripeto, mi dispiace perché veramente avevamo creato i presupposti, a parte il primo quarto d'ora, 20 minuti, dove giocando controvento siamo andati un attimo in difficoltà, ma io credo che la seconda parte del primo tempo e tutto il secondo tempo si sia giocato nella metà campo avversaria.